Benissimo, benvenuti. Le luci un po' più compatte in un piccolo video usando solo un cubo, un piano praticamente. Ok, partiamo praticamente dalla nostra scena, da una scena che costruiamo nuova, quindi partiamo da zero. Facciamo una scena e la chiamiamo Light, perché esploriamo la luce. L'apriamo, quindi abbiamo una scena che è vuota inizialmente. E dentro questa scena andiamo a costruirci la solita struttura di demo che facciamo, che è un piano. Accertiamoci che sia su 000. E su questo piano ci mettiamo eventualmente un cubo anche, no? Quindi creiamo 3D Object Cube. Questo cubo lo mettiamo, ricordiamoci di andare nella scena. Quindi lo mettiamo un pochino sollevato e vedete, ecco, la cosa importante è finire la luce e vedere l'ombra. Perché si vede un'ombra aggiungendo un oggetto? Perché c'è una luce e la luce nella scena è questa directional light che è messa d'ufficio e rappresenta il sole. Quindi se noi andiamo sulla directional light, che è questa, e poi con E oppure con questo cliccando Rotate Tool, proviamo a ruotarla, vedete che cambia la posizione dell'ombra. Ora quell'ombra viene calcolata in maniera dinamica quando si gioca a Special. Quindi come si fa a... cioè non è come si fa, il problema è che calcolare le ombre di tutti gli oggetti nella scena è abbastanza faticoso. Quindi occorre fare sostanzialmente, visto che questi oggetti sono statici e noi lo sappiamo che il cubo tendenzialmente, per esempio, una casa o un oggetto nella scena che non si muoverà mai, un idrante, ad esempio, e quindi è inutile fargli ricalcolare tutte le volte le ombre che generano e le luci magari che generano, dei riflessi e cose del genere. Quindi è opportuno fare il baking di queste ombre perché tanto sappiamo che rimarranno costanti nel tempo. Allora, cosa bisogna fare per fare il baking in sostanza? Le basi. Quindi, innanzitutto dobbiamo occuparci delle luci nella scena, quindi in questo caso il sole, questa luce light, directional light. Questa directional light, vedete che se andiamo nell'inspector di questo directional light, c'è scritto real time. In realtà, real time fa proprio quello che abbiamo visto, ma noi vogliamo che sia, ad esempio, o mixed o baked. Quindi facciamo una baked per semplicità, in modo tale da sottolineare che facciamo il baking, cioè cuociamo le ombre e tutto ciò che ne consegue. Quindi dobbiamo fare la conoscenza, vabbè, poi vi ho detto che gli oggetti sono statici, scusate, quindi clicchiamo ancora sul cubo, lo marchiamo statico, clicchiamo qui tra l'altro game, lo mettiamo magari come prima. Quindi il cubo, vi ho detto che è statico, no, aveva la scena. Il cubo che è statico e poi anche il piano qua che abbiamo detto che è statico. Ok, queste due piccole avvertenze. In più dobbiamo ancora verificare che ci sia il lighting innestato, light mapping. Per altri motivi dobbiamo verificare che ci sia il mesh collider per poterci collidere. Quindi se il piano vedete che c'è un mesh collider, c'ha supporto del lighting, genera ombre, static, il cubo che questo il cubo abbiamo anche lui che è static, quindi che è lighting. Abbiamo detto che la directional light invece, dovunque essa sia, è direzionale ed è baked. A questo punto facciamo la conoscenza con una finestra che si chiama rendering lighting. Questa finestra possiamo, visto che è parecchio importante, mettercela qua. Okay? Ora, a questo punto, cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di generarci dei settings di luce, oppure ci sono quelli preimpostati, però noi facciamo New Lighting Settings, gli mettiamo un New Lighting Setting qua, vedete che è diventata tutta modificabile, ha generato New Lighting Settings qua,
Qui l'avvertenza che dicevamo è di ridurre praticamente questi tre parametri, i samples li mettiamo abbastanza bassi, 32. Poi per i fini di quando si progetta la scena conviene anche ridurre questo resolution da 40 a un numero basso, per esempio 20, per velocità. Quindi queste modifiche le abbiamo fatte per rendere praticamente veloce il baking, altrimenti se non si modificano questi dati si rischia di avere un baking che si piega tanto. Facciamo il generate lighting, che è quello che genera proprio le texture del lighting, ed è qui c'è scritto che non ci sono light maps, ma noi facciamo generate lighting, e facendo il generate light maps viene fatto questo effetto che se avete notato. È generata una cartella dove al suo interno, dentro questa cartella, ci sono praticamente le varie impostazioni con l'ombra corrispondente. Quindi, cosa succede? Che adesso, se noi facciamo prendiamo la scena, ci mettiamo la nostra scena, che sarebbe questo qua del light, che salviamo, Ctrl S. Prendiamo qua, prendiamo la scena light, la mettiamo qua, ok? E poi a questo punto abbiamo praticamente la impostazione, quindi quanti materiali ci sono e come sono disponibili, ok? Quindi a questo punto, se noi facciamo issues, facciamo refresh e vediamo che ci sono dei problemi, nel senso che non c'è il thumbnail, non c'è la thumbnail camera, entrance point, eccetera. Quindi risolviamo un po' per volta, magari lo risolve anche lui. No, quindi iniziamo a mettere lo spatial entrance point, e l'entrance point che è qua lo mettiamo con il blu che indica dove noi andiamo a vedere, quindi vediamo praticamente il cubo davanti a noi, questo. Facciamo refresh, quindi l'entrance point è finito. Abbiamo un audio listener, mettiamo una camera intanto. Spatial thumbnail camera, ok? Questa thumbnail camera ti permette di vedere che cosa vedrebbe la camera. Quindi la spostiamo in un punto in cui veda qualcosa di questo. Vedete che se torno indietro in realtà la camera punta al contrario, quindi con E la giriamo in maniera tale da vedere esattamente praticamente la nostra scena. Ok, facciamo un refresh. A questo punto manca il thumbnail, c'è questo audio engine qua, quindi per togliere questo problema occorre andare sulla main camera, che era quella che ci aveva generato all'inizio. Cancelliamo e quindi abbiamo un problema in meno. E poi ci dice che l'entrance point è troppo basso. Quindi facciamo select l'entrance point, e andiamo così e lo alziamo un pochino. Magari lo giriamo un po' in modo tale da essere praticamente sulla scena davanti alla telecamera. Facciamo refresh, abbiamo il thumbnail ancora che non è fatto bene, quindi dobbiamo andare nel publishing, questo, e qui dobbiamo mettere un texture 2D, quindi adesso ne mettiamo una qualunque. Che vado bene, per esempio questa boombox, giusto per farlo stare tranquillo, e poi riproviamo refresh. Ah beh, link right size, perché questa cosa qua non va bene, quindi andiamo, praticamente dobbiamo sceglierci una thumbnail adeguata, e quindi andiamo sempre nel config, o nella boombox. Ok, vediamo l'importanza di mettere i nomi giusti, quindi
cerchiamo le tomb che abbiamo magari caricato, prendiamone una giusto per una foto che c'è. Questa foto è 1024x512, quindi è adatta. E a questo punto, se noi facciamo il refresh, abbiamo tutto verde, che è quello che ci interessa. Ok, quindi abbiamo la nostra scena baked, quindi c'è il sole che non proietta ombre, perché mi ha detto che è baked, forse sull'avatar lo proietta, lo vediamo subito. Quindi facciamo un test active scene. Test active scene. Questo dovrebbe procedere alla testa in sandbox della mia scena. Ecco, vedete che abbiamo praticamente il nostro avatar. Ecco, vedete che non c'è l'ombra, questo avatar. Perché non c'è l'ombra? Perché il sole l'abbiamo messo bucked, quindi bisogna, per vedere l'ombra bisogna metterlo mixed. Però il cubo genera un'ombra che è questa. Se andiamo a vedere più da vicino quest'ombra, vedete che non è perfetta perché l'abbiamo fatta. Cioè, è un po' irregolare perché la risoluzione è bassa, perché abbiamo scelto una light map fatta in fretta, però comunque potrebbe anche andare. Quindi abbiamo due piccoli problemi, quindi di mettere meglio quest'ombra. Magari modifichiamo la posizione del sole per farvi vedere che cambia l'ombra, che si allunga, e mettiamo anche l'ombra all'avatar. Okay? Chiudiamo qua. E poi andiamo nel nostro scena, selezioniamo il sole, gli mettiamo che il sole nell'inspector non è baked soltanto, ma è mixed, quindi è in grado anche di generare delle ombre sull'avatar, che è importante. Proviamolo a ruotarlo un pochino in maniera tale da allungare un pochino quest'ombra. Questa, vedete che l'ombra non si, cioè se noi l'avessimo messo real time, niente. Comunque torniamo sulla nostra finestra di lighting e facciamo generate lighting. Quindi adesso, se tutto va bene, vedete che ricompone, allunga l'ombra. L'abbiamo messo mixed. Riproviamo un secondo. Facciamo un text active scene. Eccoci, quasi. Ok, vedete che adesso l'avatar c'è l'ombra. L'ombra c'è, si comporta. Tra l'altro la qualità dell'ombra dinamica, come vedete, è bassa, proprio perché se lo dovesse fare ad alta risoluzione impiegherebbe tanto. Invece la qualità dell'ombra statica che abbiamo creato con la light map è questa. E come vedete è migliore di prima, molto più definita e un po' allungata perché abbiamo abbassato il sole dall'altra parte. Altre cosette che dobbiamo dire, che abbiamo fatto vedere anche nel video con Marco, è la possibilità di fare, dunque innanzitutto c'è la possibilità di vedere le light map. Quindi se andiamo nei nostri assets sotto pacchio, ho fatto le prove light, vedete, ecco pacchio, vedete che aveva creato light, una cartella light, e dentro ci ha messo praticamente una traccia delle ombre. Questa in particolare è quella che tiene traccia di questa ombra, e queste sono le tracce delle ombre di ombreggiature che mette sul piano, cioè, e su altre cose. Quindi noi abbiamo praticamente costruito la scena, abbiamo visto le cose elementari. Quello che abbiamo saltato per il momento è tutto il discorso della UV map, perché l'abbiamo. Tra l'altro, questa informativa qua non è autentica. Perché dovrebbe dire anche quanto è lo spazio occupato dalle light map. Infatti, lui dice no light maps found. Ma non è vero, c'è una light map, abbiamo visto. Adesso provo a riuscire a entrare.
Ok, credo che sia un bacco di Pasha, la Turchia attuale, non si fa vedere bene in questo momento, però prima mi ha fatto vedere l'entità dei materiali, pensavo cambiato, ne ho messo uno, però comunque si è accorto che ho aggiunto il materiale, quindi c'è qualche buchetto in mezzo, credo. Ora, questo è tutto per la prima parte, come dicevo prima, sulle light map. Quindi avete visto come si genera, come si rifanno, come si fa il generate light map e come si scarica tranquillamente su Spatial. Grazie, buonasera.